Davide, come avrei sentito, oggi abbiamo un pochino sforato, abbiamo fatto tardi, quindi ti chiedo di essere sintetico nel raccontarci cosa è accaduto e ovviamente fare il consueto punto della situazione su questo Napoli che ha cambiato coach, ma che purtroppo ha perso ancora a Trento questa volta. Sì, intanto buon pomeriggio a tutti, cambiato coach, cambiate anche un po' le rotazioni, idee un po' più chiare, però purtroppo i 90 punti subiti, che è una sorta di tabù che non si riesce a sfatare, sono arrivati. È vero che si giocava sul campo di Trento, capolista, imbattuta, ma vero anche che Trento era praticamente priva di due giocatori chiave. Il primo non ha neanche messo piede in campo, non era neanche al referto, e stiamo parlando di Mavugbe, che è il 5 titolare, il centro titolare, il secondo è Saliu Niang, anche lui giocatore molto molto atletico. Il punto è che Napoli per tre quarti è riuscita in qualche modo nel piano partita, soprattutto in difesa, ha attaccato molto bene sotto canestro perché Trento è un po' leggerina, con Bentil, la convivenza con Totè, grande Vol de Tensae, che conferma la sua crescita. Il problema è che si è confermata la maledizione dell'ultimo quarto. In realtà già nella ripresa per Trento Anthony Lamb si è letteralmente scatenato con 5 bombe e questo ha fatto sì che Trento cominciasse a scavare un solco che è sempre stato insomma sui 5-6 punti, dopodiché Trento è praticamente dilagata, tutto sommato dominando al rimbalzo, aveva dominato nel primo quarto, ha dominato nell'ultimo e soprattutto mancanza di leadership. Ricordiamoci che Napoli era a corto di Eric Green, forse lo sarà per un altro paio di partite. Napoli ha tagliato Dario Drežnjak in settimana, quindi praticamente era senza due stranieri, altri due come se non ci fossero, perché Zach Copland tante forzature, Manning ormai è in odore di taglio e quindi deve solo partire, anche se bisogna piazzare il suo oneroso contratto biennale. Risultato: non a sconfitta. Davide, il fattore morale può cominciare a diventare poi un macigno, tu che conosci bene ovviamente le dinamiche del basket, oppure si può gestire anche questa, immagino, enorme pressione, questo disagio bene? Quali prospettive a livello proprio morale c'ha questa squadra di ripresa? Allora, guarda, entriamo in un mese chiave. Io mi sono segnato le date delle quattro partite. Intanto per l'Immacolata a mezzogiorno, quindi un'indicazione che diamo a tutti gli amici, si gioca contro Reggio Emilia, che però ha letteralmente piallato Scafati ieri 90-57. Squadra che fa la Champions League del basket, Reggio esattamente. Emilia. Esattamente, quindi una squadra col vento in poppa, tra l'altro, e molto molto fisica. Poi si va a Brescia, che ieri ha battuto la Virtus Bologna. Poi due sfide veramente chiave sotto l'albero. Il 22 dicembre derby in casa con Scafati e poi si va a Varese, una di quelle squadre su cui Napoli deve necessariamente fare la corsa. Io penso che dopo queste quattro partite veramente capiremo se Napoli può salvarsi, mercato permettendo, perché certamente deve arrivare un cambio dei lunghi e molto probabilmente deve arrivare un altro esterno in attesa di Green. Grazie Davide, ci risentiamo lunedì. Sì. No, Ciro, grazie a voi. No. Ciao Davide, grazie mille. Siamo proprio ciao a tutti. Mario Fedele mi picchia. Esatto, grazie, grazie a Davide. No, Davide, io li tratto benissimo. Abbiamo fatto questi collegamenti un pochino stringati perché abbiamo avuto praticamente quattro ospiti in pochi minuti, ma insomma gli argomenti erano.